Niente calcoli, niente tabelle di marcia. Nella testa dei tesserati del Christian Barletta c'è un solo numero come riferimento quando mancano 4 giornate al termine della stagione regolare nel campionato di Serie A2, ossia l'attuale meno 2 dal quinto posto in classifica, l'ultimo utile per accedere ai playoff. Era ed è sempre quello l'obiettivo dei biancorossi di Antonio Dazzaro, che apriranno il segmento finale di stagione affrontando domani pomeriggio a partire dalle ore 15 in trasferta il Lido di Ostia, diretta concorrente nella lotta per un posto tra le migliori 5 del girone B. Sí, sí, nosotros estamos obligados a vencer todos los partidos. Vamos a ir a intentar ganar, como hoy hemos jugado aquí para ganar. Hemos empatado. Salinas llevaba 3 partidos venciendo seguidos y han venido y han hecho su juego y lo han hecho muy bien. Hay que darle la enhorabuena. Lido di Ostia in trasferta domani, poi Ciampino in casa, Odissea 2000 Rossano Calabro fuori e Bisceglie al pala di sfida. Ecco il poker di impegni che attende il Christian sino al prossimo 10 marzo. Servono tanti punti, probabilmente più di 6 al quintetto barlettano per partecipare ai playoff e riscrivere totalmente la storia del proprio club, centrando per la prima volta la qualificazione agli spareggi promozione di Serie A2, traguardo solo sfiorato nella passata stagione con i gradi di matricola. Scenderemo ogni settimana per conquistare i 3 punti, perché l'ho detto, fino a quando la matematica non ci dà spacciati, noi cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di una qualificazione ai playoff.